È capace di intendere di volere, ma è socialmente pericolosa. È stato disposto il suo ricovero in una struttura specializzata, una delle cosiddette REMS, che però non hanno posto. E questa donna, una donna che ha provocato già dei danni incendiando delle strutture, dei bar, vergando scritte sui muri, è libera. L'ultimo episodio a Campo di Marte, dove ha bruciato la tenda di un bar, ma poteva succedere molto peggio, perché le fiamme hanno lambito un appartamento, il primo piano, e soprattutto la caldaia. Con Claudia Fiaschi, che è presidente di Conf Cooperative Toscana, facciamo un breve ragionamento su quelle che sono le difficoltà di gestione delle persone che hanno delle problematiche psichiche, tenuto conto che diciamo all'incirca la metà delle cooperative sono cooperative poi sociali, che si occupano di persone svantaggiate. Sì, il tema di questa problematica del disagio mentale è un tema che cresce perché comunque la crisi ha aumentato il numero delle persone che si sono, diciamo, trovate a fare i conti con una salute mentale dismessa. Le persone con disagio psichico crescono, ma invece diminuiscono significativamente le risorse a disposizione del pubblico, e non solo per gestire queste problematiche. Credo che questo è un tema complesso, perché tra l'altro le strutture per la salute mentale non si improvvisano, hanno caratteristiche standard, richiedono competenze e professionalità che non si trovano dietro l'angolo e che non si costruiscono in un giorno, e quindi è un investimento importante che richiede anche delle scelte di allocazione delle risorse per essere gestito, che non è credo di semplice soluzione in questo momento, ma credo che qui sta il nodo, ecco, sulla necessità da una parte di avere più strutture dedicate a questo tipo di problematiche, una riconversione di alcune esistenti, ma anche una riallocazione delle risorse, perché il tema del disagio psichico è comunque in aumento e quindi ne faremo i conti ancora per un po' di tempo. E credo che queste problematiche non è possibile gestirle esclusivamente con le dimensioni del territorio, questo lo sappiamo, ma lo sanno anche chi ha già fatto le diagnosi in questo caso. E purtroppo però una problematica che scontiamo anche in virtù della crisi delle risorse economiche legate ai servizi alla persona.